Buongiorno e buonasera e bentornati sulla Guerra Grande, il podcast sulla Prima Guerra Mondiale. Episodio 6. Bosnia 1914. Finalmente abbiamo concluso la parte introduttiva del podcast. Adesso iniziamo ad immischiarci nell'organizzazione di uno degli attentati più importanti della storia del Novecento, se non il più importante. Le cose iniziano a farsi serie. E quindi, nello scrivere e nel produrre tutti questi episodi, ho dovuto farmi aiutare. E in questo episodio ci sarà la partecipazione speciale di Alberto Pisano, anzi del dottor Alberto Pisano, che ha prestato la sua voce in, alcune parti dell'episodio che sentirete più avanti. Dunque, di base, nell'episodio di oggi cercheremo di capire quale fosse la situazione in Bosnia nel 1914. Per porre le basi, per comprendere come un gruppo di ragazzi scapestrati e disorganizzati abbia messo a punto un attentato destinato a far precipitare il mondo nel caos. I personaggi introdotti saranno molti e, vista la difficoltà nel ricordare un buon numero di nomi serbi, cercherò di dare a ciascuno di essi un semplice soprannome, che spero permetterà di orientarsi all'interno dell'incredibile organizzazione dell'attentato più famoso del Novecento, ovvero quello all'arciduca Francesco Ferdinando. Tra l'altro, per organizzarmi nella pronuncia di una enorme quantità di nomi serbi, mi sono fatto aiutare dal mio caro amico Boris Bektic, che mi ha aiutato, insomma, nella pronuncia e nella dizione corretta di tutti i nomi serbi che sentirete nei prossimi episodi. Nello studiare per scrivere questo episodio, sono entrato in contatto con le vicende umane di questi personaggi. E c'è una cosa che mi ha colpito in maniera particolare, e magari ve ne renderete conto nel seguire questa storia, e potrete condividere con me sui social il vostro punto di vista riguardo di questa questione. La questione è che la maggior parte degli organizzatori e degli attentatori di Sarajevo, che inizieremo a conoscere in questa puntata, erano giovanissimi, e per giovanissimi intendo veramente giovanissimi, molto più giovani di me che ho 29 anni. Sarà stato lo spirito del tempo, lo Zeitgeist, ma questi ragazzi a 18, 19, 20 anni avevano vissuto vite avventurose e movimentate che, al solo pensiero di vivere questi viaggi, quelle esperienze, quei lavori, di diventare uomo così presto, mi viene il capogiro. Per raccontarvi questa storia, mi sono basato sull'opera forse più completa riguardo dell'attentato di Sarajevo, cioè il libro del britannico David Lee Smith, che ricostruisce la vicenda basandosi sulle testimonianze al processo successivo all'attentato e sulle memorie delle persone direttamente coinvolte e che sono sopravvissute per raccontarlo. Prima di iniziare a raccontare come questi ragazzi abbiano inconsapevolmente portato allo scoppio della guerra, cerchiamo di capire cosa fosse la Bosnia ai primi del Novecento. Come visto nello scorso episodio, nel 1908, l'Austria-Ungheria si annette definitivamente la Bosnia-Erzegovina, che amministrava ufficialmente in nome dell'Impero Ottomano dalla fine della guerra russo-turca del 1878. Nei giochi politici dell'Austria nei Balcani, la Bosnia era una regione chiave per controllare l'espansione del Regno di Serbia e, conseguentemente, gestire le spinte autonomiste degli slavi all'interno dell'Austria-Ungheria. Una delle principali paure dell'impero asburgico era proprio che la Serbia potesse divenire per gli slavi meridionali ciò che il regno di Sardegna era stato per l'unificazione nazionale italiana nel corso del Risorgimento. Dopo l'occupazione della Bosnia nel 1878, durante la quale l'esercito austro-ungarico dovette affrontare sia la resistenza dei musulmani filo-ottomani che dei serbi che intendevano unirsi alla Serbia, l'amministrazione asburgica cominciò un blando processo di modernizzazione della regione che, a differenza delle confinanti Croazia e Serbia, era rimasta molto arretrata a livello economico e infrastrutturale a causa della lunga e stagnante dominazione ottomana che era durata sin dal XV-XVI secolo. Questo processo fece però emergere numerosi problemi. L'amministrazione asburgica dovette fare i conti con la composizione tripartita della popolazione bosniaca, ovvero serbi ortodossi, croati cattolici e bosgnacchi musulmani ma di lingua serba, per non parlare della importante comunità ebraica di Sarajevo, una delle poche città al mondo tuttora dove si possono vedere i luoghi di culto di quattro religioni diverse uno di fianco all'altro. In questo territorio così particolare,
Le élite e l'educazione erano strettamente legati agli ambienti religiosi. I serbi facevano riferimento ai monasteri ortodossi, mentre i bosgnacchi alle scuole coraniche. L'amministrazione austriaca cercò di trattare equamente, almeno in teoria, tutti i gruppi etnici e religiosi, sulla base del modello di multiculturalità asburgico che era stato adottato nelle grandi città dell'impero, come ad esempio Vienna, Budapest, Praga e Trieste. In Bosnia-Erzegovina, però, ciò non si poteva fare in maniera efficace, anche a causa di ragioni economiche e sociali specifiche. Oltre che il difficile rapporto con la popolazione serba, che percepiva sempre di più gli austriaci come degli occupanti non diversi dai turchi e che ostacolavano il ricongiungimento della Bosnia-Erzegovina alla madrepatria serba, bisognava tenere conto anche dei rapporti di questi con i croati e i musulmani. La popolazione musulmana era stata privilegiata durante i secoli di dominio ottomano e per questa ragione spesso i bosgnacchi erano possidenti terrieri, mentre i serbi ortodossi o i croati erano i contadini che lavoravano al loro servizio, in una sorta di sistema feudale di servitù della gleba, fondamentalmente. La riforma agraria portata avanti dai governatori austriaci, che dipendevano dal Ministero delle Finanze a Vienna, non portò i risultati sperati. Il sistema di impostazione feudale che si era costituito durante i 5 secoli di dominio ottomano non cambiò di molto, lasciando quindi i bosgnacchi più ricchi al loro posto. D'altra parte, gli austriaci tendevano a privilegiare anche i croati, in quanto cattolici e ritenuti, almeno teoricamente, fedeli alla corona. Si costruirono scuole, ferrovie, ospedali, ma questi ammodernamenti erano destinati di fatto ad una parte minoritaria della popolazione, ovvero quella più abbiente, e comunque in funzione allo sfruttamento delle modeste risorse minerarie del paese. Per slegare ulteriormente la popolazione bosniaca di lingua serba dalle pretese territoriali del Regno di Serbia, si agì anche in campo culturale. Per molti anni, ministro delle finanze e quindi governatore della Bosnia-Erzegovina fu Benjamin von Kallay, un nobile ungherese ma di madre serba e da sempre molto appassionato di studi slavi. Von Kallay scrisse un'importante storia dei serbi, ma facendo per 21 anni le funzioni di governatore austro-ungarico della Bosnia, dovette adattarsi alle direttive asburgiche. Cercò quindi di separare culturalmente i serbi di Bosnia dal resto dei serbi, arrivando perfino a bandire in Bosnia-Erzegovina il suo stesso libro sulla storia del popolo serbo. Uno dei motti filo-imperiali che circolava in quegli anni nella regione era: ora non siete più serbi, siete bosniaci. Sottintendendo quindi che i serbi di Bosnia fossero altra cosa rispetto ai serbi di Serbia. In generale, a fronte di una piccola modernizzazione del paese, che di fatto si percepiva solo nella capitale, Sarajevo, la Bosnia-Erzegovina, sotto amministrazione austriaca, rimaneva un paese povero e arretrato, in cui gli equilibri etnici stavano venendo mal gestiti. I contadini serbi covavano risentimento nei confronti degli amministratori austriaci e di quei bosgnacchi musulmani oppure croati cattolici che erano sentiti come dei privilegiati e che comunque rappresentavano appena un quarto del personale amministrativo imperiale in Bosnia-Erzegovina, composto per la maggior parte appunto da gente non originaria del paese, soprattutto austriaca o ungherese. È naturale che in questo contesto si sviluppasse un fiorente movimento di ispirazione nazionalista e panslavista, che auspicava l'unione del territorio occupato dagli austriaci alla Serbia, comprendendo anche le zone abitate da croati e bosgnacchi. Vi erano sia posizioni più generalmente panslave, che auspicavano alla formazione della Jugoslavia, sia più strettamente serbe. Per questo motivo vi erano organizzazioni anche ideologicamente molto diverse fra loro, ma tutte con lo stesso scopo. Una di queste organizzazioni, la prima che conosceremo in questa storia, si chiamava Mlada Bosna, ovvero Giovane Bosnia, riprendendo i nomi delle organizzazioni mazziniane dell'Ottocento. I componenti di Mlada Bosna erano giovani studenti, serbi, croati o bosgnacchi, influenzati sia dal panslavismo che dal nazionalismo serbo in senso stretto. Questa organizzazione orbitava tra Sarajevo e la capitale serba Belgrado, dove molti serbi bosniaci andavano a compiere i propri studi. Pensate, uno dei principali attivisti della Giovane Bosnia, appartenente tra l'altro a una frangia un po' più moderata, era il giovane Ivo Andrić, di origine croato-bosniaca, futuro vincitore del premio Nobel per la letteratura con il suo famosissimo romanzo Il ponte sulla Drina, che racconta splendidamente 3 secoli di storia bosniaca.
I ragazzi di Mlada Bosna più radicali erano intenzionati a combattere per le proprie idee anche con metodi violenti come il terrorismo e per questa ragione intrattenevano relazioni con altre società segrete ben più organizzate, ovvero la Mano Nera, in serbo Crna Ruka, e Difesa del Popolo, Narodna Odbrana. Il vero nome della Mano Nera era Ujedinjenje ili Smrt, che vuol dire unificazione o morte, e che propugnava l'unione di tutti i territori serbi alla Serbia. Questa organizzazione era composta non solo da civili, ma anche dalle frange più nazionaliste fra gli ufficiali dell'esercito e dell'intelligence serba, che intendevano destabilizzare ulteriormente le relazioni fra la Serbia e l'Austria-Ungheria, in maniera tale da far scoppiare la guerra fra i due paesi. Gli uomini della Mano Nera agivano spesso all'insaputa del governo serbo. Questo perché molti serbi si sentirono traditi dal loro governo quando nel 1908, con la definitiva annessione della Bosnia-Erzegovina all'Austria-Ungheria, la Serbia chinò il capo davanti al fatto compiuto, senza opporre una vera resistenza né diplomatica né militare. Per questo motivo nacque la Mano Nera, che guadagnò sempre più seguaci. Sempre in seguito alla forzosa annessione del 1908, nacque l'altra organizzazione che avrà un certo ruolo in questa storia, Narodna Odbrana, Difesa del Popolo, che intratteneva legami con gli ufficiali dell'esercito serbo che, durante le guerre balcaniche, avevano comandato le unità di volontari serbo-bosniaci che si erano battute fianco a fianco all'esercito regolare del Regno di Serbia, contro i turchi prima e i bulgari dopo, note col nome di Cetnici. Il nome di Cetnici verrà ripreso poi, durante la Seconda Guerra Mondiale, da un altro gruppo di resistenza monarchica serba che finirà poi per collaborare con l'asse in funzione anticomunista contro i partigiani comunisti di Tito. Le tre principali organizzazioni, ovvero Giovane Bosnia, La Mano Nera e Difesa del Popolo, anche se sulla carta erano distinte, di fatto erano molto interconnesse. Infatti, uno dei protagonisti di questa storia era membro di tutte e tre. Il suo nome era Vladimir Gacinovic, 24 anni nel 1914, scrittore e insegnante serbo-bosniaco. Gacinovic, per via della sua attività nazionalista, già nel 1911 era stato costretto ad abbandonare clandestinamente la Bosnia-Erzegovina per riparare in Svizzera, che all'epoca era un ritrovo di fuggiaschi e perseguitati politici. Fuggì anche perché nel 1910 un suo stretto amico, Bogdan Zeraic, aveva attentato senza successo alla vita del governatore militare austriaco, il generale croato Varesanin, in un luogo non distante da dove sarebbe avvenuto l'assassinio di Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia 4 anni dopo, sul lungo fiume Appel di Sarajevo. Zeraic si avvicinò a Varesanin e sparò 5 colpi, nessuno dei quali colpì il governatore, e l'ultimo colpo se lo sparò in testa. Il giovane divenne negli anni successivi un martire del nazionalismo serbo, attorno al quale si costruirono molte leggende. Gacinovic fu profondamente influenzato dalle idee socialiste. Girò fra Austria, Svizzera e Francia e divenne amico perfino di Trotsky, che conobbe a Parigi a quell'epoca. Con lo scoppio della prima guerra balcanica combatté come volontario nell'esercito montenegrino e dopo la fine delle due guerre si mise a coordinare lo sforzo intellettuale e ideologico della giovane Bosnia. Ricordatevi di lui almeno per questo episodio e per comodità lo chiameremo Gacinovic lo Svizzero. Fra le tre organizzazioni che abbiamo nominato, quella che avrà il ruolo più rilevante per ciò che avverrà in seguito fu Crna Ruka, la Mano Nera. L'organizzazione aveva contatti ovunque, in Serbia e in Bosnia-Erzegovina, e si prefigurava di agire come deep state, stato profondo, per influenzare la politica serba dall'interno attraverso i suoi membri in posizioni chiave dell'esercito e del governo. Questa società segreta aveva un giuramento molto eloquente che veniva pronunciato sopra i simboli della Mano Nera: una pistola, un coltello e una fiala di veleno. Giuro per il sole che mi riscalda, per la terra che mi nutre, su Dio, sul sangue dei miei antenati, sull'onore della mia famiglia e sulla mia stessa vita, che da questo momento sino alla morte sarò fedele alle leggi di questa organizzazione e sarò pronto
a sacrificarmi per essa. Davanti a Dio, giuro sul mio onore e sulla mia vita, che porterò